Buongiorno, questo nuovo ritmo dell'informazione con tutti i telegiornali, l'informazione sportiva è davvero un ritmo importante a quest'ora. Succederà anche questa sera in chiusura, ma è ovvio che TGCom e anche le sue rubriche debbono pensare a cucire il resto. Tutto ciò che succede, che va commentato, che già c'è nei telegiornali, ma che magari dedica un approfondimento, cioè merita un piccolo approfondimento. Allora io adesso ringrazio, veramente ringrazio il ministro Elena Bonetti, perché è con noi, ma è con noi per pochissimo, perché tra 10 minuti, non di più di 10 minuti, si sposta il ministro e va in commissione lavoro. Lei è ministro delle pari opportunità. Cosa va a dire in commissione lavoro? Va a fare il punto su come è cambiata l'opportunità di lavoro in peggio, penso io, ma ora ce lo dirà lei, per le donne, per la parte femminile, con tutta la pandemia. Sentiamo quello che poi sarà tra poco il resoconto che farà in commissione. Intanto buongiorno e grazie, direttore, per questo invito e opportunità. Sì, noi abbiamo un'audizione in cui dovrò ovviamente rendicontare sia i dati che abbiamo a disposizione che le politiche che il governo sta mettendo in campo per contrastare quel fenomeno che giustamente lei ha richiamato. La pandemia ha colpito in particolare le donne e i giovani. Rispetto alle donne, per quanto riguarda il tema del mondo del lavoro, purtroppo già non partivamo da una situazione ottimale, lo sappiamo bene, i dati lo certificano, l'Italia è ultima in Europa per numero di donne che sono impiegate nel mondo del lavoro, c'è stato un aggravio a seguito della pandemia. E allora però, oltre a dire qual è la situazione critica che noi abbiamo, un dato di realtà davanti ai nostri occhi, dobbiamo anche dire con forza che questa situazione va cambiata e dire in che modo il governo la sta cambiando, perché così è. Le misure importanti che finalmente il governo Draghi mette sul campo per risolvere una criticità strutturale del nostro paese riguardano innanzitutto un incentivo all'assunzione delle donne e dei giovani attraverso i bandi del PNRR, i 200 e più miliardi che sono impiegati per far ripartire il paese saranno destinati con un vincolo e una condizionalità per l'assunzione di donne e di giovani. C'è un tema che riguarda il sostegno alla vita, a tutta la vita lavorativa di una donna. C'è un momento particolarmente delicato e critico nella carriera di una donna, che è quello dopo la maternità. I numeri lo dicono, le donne dopo aver avuto un figlio nella maggior parte escono dal mondo del lavoro, è per questo che nella legge di bilancio abbiamo voluto introdurre uno strumento innovativo, la decontribuzione per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità. Concretamente vuol dire che una donna che rientra al lavoro dopo la maternità avrà una busta paga più significativa, più ricca, proprio per sostenere anche questo momento di reingresso nel mondo del lavoro. E poi uno strumento importante, quello della premialità per le aziende che mettono in campo azioni concrete che valorizzino la carriera femminile, che promuovano il protagonismo femminile nel mondo del lavoro, che propongano ovviamente percorsi che garantiscano la parità salariale tra le donne e gli uomini, quindi una certificazione per la parità di genere per l'impresa a cui verrà conseguentemente riconosciuto anche una premialità, per esempio, nell'ambito fiscale. Ecco, io sento le sue parole e penso in concreto cosa potrebbe succedere di buono, di migliore, di aiuto per le donne che hanno avuto dei disastri, degli handicap o che li avrebbero anche sul ritorno al lavoro. Io spero che sia una questione effettiva, che si trasformino in cose concrete, perché come lei sa bene, purtroppo tante volte l'avete denunciato, poi si fanno delle questioni di numeri e magari non corrispondono alla realtà, però le donne tornano al lavoro anche nell'azienda dove sono io e penso che vadano in questo aiutate, anche perché a casa non è che se la sono spassata, direi, hanno fatto ancora di più l'altro lavoro, quello della madre, quello della moglie, del capofamiglia di fatto, mentre magari gli uomini andavano a lavorare. Quindi mi fa molto piacere e devo dire anche la ringrazio, perché noi abbiamo dato non una primizia, ma addirittura un'anteprima, come si dice al cinema, di quello che in realtà tra poco discuterete. Le faccio una domanda da ministro, perché approfitto, no, di questa presenza sua, non la voglio ritardare. Leggo sui giornali da qualche giorno questa cosa scandalistica che dice: ah, attenzione, si stanno unendo molte forze politiche per impedire che il Presidente del Consiglio vada al Quirinale. Sì, certo, è un modo di interpretare la realtà. Io la vedo anche dall'altra parte, cioè dico che ci sono moltissimi che
che si stanno interrogando, ma è giusto interrompere l'azione di questo governo? Perché non solo ci sono queste emergenze che ha detto lei e la pandemia e ancora i vaccini, ma questo governo è molto autorevole e sta ottenendo molti risultati in Europa. Gliela pongo a lei questa domanda. Quale delle due versioni la convince di più? Beh, io innanzitutto penso che sia evidente al Paese che l'azione di questo governo è un'azione che, grazie alla leadership del Presidente Draghi, che ha saputo interpretare con grande forza il mandato che il Presidente Mattarella gli aveva assegnato, ha portato l'Italia innanzitutto ad un'autorevolezza nel contesto internazionale. Penso alla presidenza del G20, della COP26, penso adesso nel dibattito europeo. Nello stesso tempo è un governo che sta dando concretezza a delle sfide storiche che si stanno finalmente attuando come occasione per cambiare realmente la vita delle persone. Io, se penso alle materie di cui mi sto occupando, abbiamo parlato del lavoro delle donne, il Family Act, l'assegno. Stamattina abbiamo annunciato i 3 miliardi, annunciato il decreto per i 3 miliardi di investimento per gli asili nido. Mai si era vista una cifra di questo tipo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Ecco, accanto a questo poi c'è un dibattito ovviamente parlamentare che dovrà come dire, maturare nella decisione che riguarderà sia la questione del governo, perché un governo esiste finché ha la fiducia del Parlamento, sia ovviamente gli appuntamenti istituzionali come l'elezione del Presidente della Repubblica. Quello che io credo debba essere interpretato, che Italia Viva interpreta, è che l'esperienza di questo governo dimostra che è possibile una politica di concretezza, di ricomposizione, di pragmatismo, ma anche di coraggio, di innovazione e di leadership. E su questo non possiamo certamente arretrare. E io la ringrazio, so che tra 2 minuti entrerà in commissione, vada a fare tranquillamente il suo lavoro in Parlamento e ci risentiremo naturalmente sugli sviluppi di queste sue iniziative. Tra l'altro nei giorni scorsi abbiamo parlato molto e ne riparleremo ancora della questione delle violenze sulle donne, lei ha fatto degli interventi importanti, ne riparleremo. Grazie al ministro Elena Grazie a lei, Bonetti. direttore. Grazie. Torniamo, torniamo in studio. Perché, appunto, lo dicevo, tante notizie sui telegiornali e tante cose da commentare. Ieri alle 19 l'apertura del TG4 era dedicata a questa questione del documento della Commissione europea sul linguaggio politicamente corretto. Tra le cose che venivano indicate c'era questa cosa incredibile del Natale, buon Natale, è meglio non dire buon Natale, potrebbe sembrare politicamente scorretto. Naturalmente c'è stato un grande scandalo sollevato da Antonio Tajani, che è stato anche presidente del Parlamento europeo, che è portavoce di Forza Italia, poi da tante altre forze politiche. Questo è proprio il Twitter di Antonio Tajani adesso, che dice: grazie anche all'azione di Forza Italia, la Commissione europea ritira. Oggi ha ritirato le linee guida sul linguaggio inclusivo che chiedevano di togliere riferimenti a feste e a nomi cristiani. Che significa? Significa inclusivo che per avere tutti bisogna rinunciare alle nostre radici, che sono giudaico-cristiane. Oggi c'era un servizio sui telegiornali Mediaset, sul TG4 di nuovo, ma anche su altri. Noi ve lo facciamo vedere e poi lo commentiamo. L'Europa fa marcia indietro sul documento che regola la comunicazione interna dei funzionari e è finito al centro di una polemica politica. La commissaria competente, la maltese Elena Dalli, ha ritirato le linee guida. Quanto elaborato non risponde ai nostri obiettivi e abbiamo bisogno di ulteriori approfondimenti. Parlare di feste invece che di Natale, evitare il nome Maria o Giovanni perché troppo legati ai Vangeli. Il vademecum di Bruxelles, scritto per tutelare l'inclusività di tutti, ha finito con l'urtare la sensibilità di molti. Un coro trasversale di proteste verso quello che è parso un attacco alla tradizione giudaico-cristiana alla base dell'Europa stessa. Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento UE e commissario, ha presentato un'interrogazione a È una Bruxelles. questione di scarsa intelligenza, di offesa alla stragrande maggioranza dei funzionari della Commissione e dei cittadini europei che sono di religione cristiana. Beh, non è che per tutelare una minoranza bisogna conculcare la libertà della maggioranza. Viva il Natale, viva Gesù Bambino! Ma le critiche arrivano non solo dal centrodestra. Carlo Calenda di Azione scrive: lo dico da non credente, queste sono le cose che forniscono argomenti a chiodi all'UE.
Non si combattono così le discriminazioni, il commento del segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin. La Commissione cerca di chiudere il caso, anche se la risposta è stata un po' tardiva e sembrerebbe che la Presidente von der Leyen non fosse al corrente della circolare, concepita per uso interno ma divenuta di attenzione pubblica. Un passo falso in un momento in cui sono ben altri i problemi più incombenti. Meglio insomma un'Europa che prova a salvare il Natale con la lotta al Covid di una che lo cancella dal vocabolario facendo la guerra alle parole. Io non sono contro l'Unione Europea, però è evidente che c'è un errore e di tutte le parole di Tajani mi associo volentieri a quelle in cui parla di scarsa intelligenza. Qui siamo a un paradosso molto forte, perché veramente si negano le radici e anche la, come dire, la fisionomia dell'Europa, l'identità di, e se non abbiamo un'identità, come possiamo accogliere quelli che arrivano in Europa, magari profughi o magari migranti? Se noi non abbiamo un'identità, nessuno può accogliere un altro se non parte da una propria identità, non lo può neppure aiutare. Allora, per commentare questo servizio che era di Leonardo Panetta, ho cercato il vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, che attualmente è impegnato in altre cose di lavoro e che abbiamo al telefono. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci spieghi un po', vabbè, il punto di vista che tu hai raccolto anche in ambienti ecclesiastici, sì, ma anche semplicemente un commento che riassume le cose che sono successe. Sì, il problema lì, secondo me, è che a forza di voler includere si finisce per escludere, e in questo caso si finisce per escludere la base dell'Europa, perché le radici cristiane dell'Europa sono quelle, non si possono ignorare, non si possono nascondere. Facendo così si cerca forse di voler volare alto, perché c'è questa avanzata del secolarismo, la laicizzazione, soprattutto tra i paesi nordici dell'Europa, però è un paradosso perché l'Europa nasce cristiana ed è cristiana, su questo non si può far nulla. Quindi questo tentativo finisce un po' come per il presepe o come per il crocifisso in classe, che per rispettare le credenze altrui allora bisogna autocensurarsi. Questo ovviamente anche dai commenti che abbiamo raccolto tra gli esponenti della Chiesa, del Vaticano, ovviamente si sono fatti una risata, perché è talmente paradossale la questione. Poi l'Unione Europea, essendo proprio Unione Europea e quindi europea e di natura cristiana, dovrebbe in qualche modo anche astenersi dal prendere iniziative del genere, perché fanno soltanto sorridere alla fine. E qui c'è un problema doppio, religioso e anche di politicamente corretto. Questa cosa che hai detto te è molto molto interessante, io la vorrei sottolineare e sottoscrivere. A forza di voler includere si finisce per escludere. Io penso che tutti si ricordino, tra quelli che ci seguono, il dibattito che c'è stato sulla legge Zan. La legge Zan partiva da un intento di inclusione. Quando sono comparsi gli articoli si è scoperto che alcuni di questi articoli erano invece articoli escludenti, per esempio nei confronti della Chiesa, per esempio nei confronti della religione, c'è stata anche una protesta da parte cattolica. Allora, questa idea che va avanti del politicamente corretto, che vuole includere ma esclude, è da qualche tempo che circola per il mondo. Poi c'è un problema religioso, Fabio, che tu hai ricordato. Certo, da noi si festeggia il Natale, ma in molte parti, per esempio del Sud Italia, anche la Befana. D'accordo. Nei paesi del Nord Europa, Natale è Santa Claus, è Babbo Natale, Nicola, sì, le renne, no? Allora, non tutti, diciamo, sono legati all'idea della nascita di Gesù Cristo, però questa cosa è prevalente nella identità e nella cultura europea. Ma come si fa a dire adesso si offendono? Noi non ci offendiamo quando in Italia non ci offendiamo, qualcuno di noi ci crede, qualcuno di noi no, qualcuno partecipa, qualcuno no, per Halloween, che è una festa tutto sommato satanista, cioè di riti pagani, oppure non ci offendiamo nemmeno
per il Babbo Natale con le renne, che non è la stessa cosa della nascita a Betlemme di Gesù Cristo. Non capisco questa idea da dove nasce, che si offenderebbero tutti gli altri se qualcuno festeggia il Natale cattolico, cristiano, il Santo Natale. Sì, purtroppo c'è questa tendenza a voler essere, come dire, più realisti del re, nel senso che ad esempio, porto l'esempio del presepe, tanti no, il presepe non si fa perché ci sono i bambini musulmani che si offendono, ma avete sentito per caso il parere dei genitori di quei bambini musulmani? Io ad esempio, per esperienza personale, mi sono trovato in situazioni del genere e c'erano delle maestre che dicevano no, il presepe non si può fare perché altrimenti i bambini musulmani poi ci rimangono male, i genitori si arrabbiano. Sentiamo i genitori. Il genitore ha detto, ma sono felici i nostri figli di poter contribuire anche a un segno di dialogo interreligioso. Quindi purtroppo si mettono in moto dei meccanismi stupidi come quello del crocifisso, come quello del presepe che non si fa, come quello del Natale che non si può più dire. Adesso anziché dire Natale in casa Cupiello forse si dovrà dire festività in casa Cupiello magari, non lo so, perché purtroppo ci sono queste persone che sono più realiste del re alla fine. E comunque io penso, basta guardare dove sono nate poi queste religioni o comunque dove hanno avuto un'importanza in Palestina, no? A Gerusalemme, in Israele, le tre religioni convivono in pochi metri a Gerusalemme, no? Ma poi anche a Betlemme, dove è nato Gesù, ci sono musulmani, ci sono ebrei e ci sono cristiani. Io penso che noi dovremmo essere, questo al di là della polemica politica che in quei paesi ha anche avvelenato le questioni religiose, io penso che noi dovremmo essere contenti di un paese o di un mondo in cui ognuno possa liberamente frequentare la sua chiesa, e cioè andare in chiesa i cattolici, i cristiani, andare in chiesa, andare al tempio gli ebrei, andare naturalmente anche i musulmani nelle loro moschee. Perché? Perché in questo modo si determinerebbe una situazione di convivenza e di pace. Non penso che uno si dovrebbe offendere perché esiste a Roma anche una moschea, oltre che il centro della Chiesa Cattolica. Non credo ci si dovrebbe offendere perché c'è anche una sinagoga. Qualcuno lo fa, fanno azioni anche in consulte, attentati, ma sono fatti terroristici, non possono essere fatti impugnati dalle istituzioni, no? Sì, perché quelli sono dei gesti di fanatici che purtroppo non sono le mele marce cosiddette, però se si parla con la base dei musulmani, degli ebrei, non trovano niente di strano se uno augura Buon Natale o se... Certo, la Commissione europea dice noi dobbiamo essere neutrali, ma non potete nascondere le radici cristiane di un continente che è nato cristiano e che tale è, anche se ci sono altre religioni, è giusto che non si cancellino quelle che sono le radici. E poi, anche Papa Francesco lo dice molto spesso, bisogna dialogare con le altre religioni, bisogna che ci sia un ponte tra le religioni, conoscere la loro cultura e far sì che loro conoscano la nostra. Quindi sinceramente diventa difficile comprendere il senso di queste iniziative. Insomma, in sintesi, ci sono i fanatici delle religioni che spesso usano diciamo, lo strumento del terrorismo. Poi ci sono i fanatici della burocrazia europea, esatto, che usano i documenti, come dice Tajani, documenti fessi, cioè privi di intelligenza. Questo è sicuro. Ti chiedo, prima di salutarti, se ci dici qualcosa delle celebrazioni che ci saranno da qui a Natale invece a Roma, in Vaticano. Sì. Perché? Iniziamo, intanto siamo già entrati nel periodo d'Avvento, domenica, sì. C'è stata la prima domenica d'Avvento, giorno 8 l'Immacolata, il Papa andrà in Piazza di Spagna per rendere omaggio alla Madonna, ma per evitare contagi, per evitare assembramenti lo farà in forma privata, possibilmente in un orario di poco affollamento, e dopo ci saranno le celebrazioni con la messa nella notte di Natale, che anziché essere alle 21:30 o a mezzanotte sarà alle 19:30, così che poi il Papa possa celebrare
e rientrare a casa. L'indomani c'è la benedizione Urbi et Orbi a mezzogiorno e poi per Santo Stefano ci sarà l'Angelus del Papa sempre da Piazza San Pietro. Oh, ricordiamo che questi eventi sono poi soprattutto la messa di Natale o della Vigilia, sono trasmessi e seguiti in tutto il mondo, oggi grazie anche ad internet, quindi non è una questione privata, ci sono milioni di seguaci, altrettanto succede per i musulmani e altrettanto è successo l'altro ieri, se non mi sbaglio, per gli ebrei con Hanukkah, che è la festa della luce, nel periodo più buio dell'anno, l'accensione delle candele. E questo succede normalmente ed è bene che succeda, vuol dire che ci sono ancora luoghi di culto, persone che credono in alcune cose e che debbono essere tranquillamente lasciate in pace di credere rispettando gli altri, rispettando tutti gli altri e le loro religioni. Grazie Fabio, io mi fermo qua, penso che abbiamo fatto bene a finire con le celebrazioni e... L'Europa ha radici giudaico-cristiane, questo c'è scritto, questo sappiamo dalla storia e noi naturalmente le difenderemo anche contro la burocrazia che però è arretrata, ha fatto passi indietro. Mi fermo qui, adesso continua naturalmente TG.com va avanti con i fatti del giorno, appunto cuciamo la giornata fino ad arrivare al prossimo grande blocco di telegiornali che sarà 18.30 studio aperto, 19 TG4 e 20 TG5. Questo è lo sviluppo del palinsesto di questo canale. Buona giornata.